Balletex è la mia compagnia di danza che ho fondato, l'ho veramente voluta al 100% io, è una mia idea. Appunto unisce sia la tecnica della danza classica, quindi il balletto, con l'esperimento, per cui ballet ex sta per esperimento, esplorazione. Perché a un certo punto ci sono delle boom 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 proiezioni, quindi Ok, se noi quindi voi bisogna vedere rimanete questo. isolati in quella zona lì poi. Esatto. Quando uno danza, almeno per quanto mi riguarda, oltre a essere elettrico, potrei essere. Non lo so, sinuoso, energico, corposo, sono. Lavoravo molto con danzatori uomini perché si creavano dei passi a due, eccetera, eccetera. Insomma, avevo contatto con tanti danzatori uomini, per cui tutto sommato mi sono detta: ma perché non creare una compagnia con soli uomini? E questo in quanto l'ensemble misto. È un gruppo di soli uomini, sicuramente è una cosa diversa, nel senso che se ne, probabilmente in Italia non ce ne sono. In linea di massima è sempre misto, anzi, più propenso alla maggioranza femminile. Ti dirò che forse mi trovo meglio che in quelli misti, le donne sono un po' più cattivelle. Normally. Non ho già fatto altre prima di questa. Mi piacerebbe lavorare con Luisa perché ho visto alcuni suoi lavori, alcuni suoi spettacoli. Lo stile che lei fa si avvicina un po' al mio, il movimento morbido, non, con molte linee, non troppi giri, non troppi salti, però un bello stile, un bel movimento che comunque mette in risalto un fisico alto per un ballerino alto per me. Sono un ragazzo come tanti, che forse fa un mestiere un po' diverso dai soliti mestieri, quello del ballerino, ovvero dell'artista. Come sempre, chiunque fa l'artista ha una vita completamente diversa da chi fa un lavoro normale. A volte può capitare di non incontrarsi caratterialmente con un danzatore che si sceglie. Ci sono danzatori bravissimi in audizione e poi entrano in sala e possono creare dei problemi perché, diciamo, la vita di una compagnia si regge anche su delle vibrazioni, su delle sensazioni. Non essendo in tantissimi in sala, se c'è qualche cosa che non va, diciamo, è un'energia che ci si passa in comune e si avverte, diciamo, un possibile disagio. Con il mio corpo ho, diciamo, un bel rapporto. Fortunatamente penso non tutti i ballerini abbiano un buon rapporto con il proprio corpo. C'è chi ha problemi magari a mantenersi in forma, in linea, perché si sa, ci sono dei canoni precisi per poter fare i ballerini. Io personalmente non ho di questi problemi, ho un bel rapporto con il mio fisico, con il mio corpo, l'ho sempre avuto. Allora, far parte di un gruppo, di una compagnia di balletto, dove ci sono solo uomini che danzano, è una piacevole novità, se vogliamo. Piacevole magari è cattivo, però è una novità sicuramente nel panorama in cui mi trovo di solito io. Noto che spesso, anche a livello di scuole di danza, sono molte di più le ragazze di quanti siano i ragazzi.
Ed è estremamente interessante perché Luisa è riuscita ad esplorare una parte della danza che magari, soprattutto qui in Italia, è esplorata un po' di meno. L'idea di creare coreografie completamente dedicate alla danza maschile è estremamente interessante anche per me come disegnatore luci perché mi permette di approcciare anche la danza da angoli diversi, diciamo. Forse dovrei regolare i conti con i miei genitori che mi hanno aiutato tanto nella strada che ho fatto fino adesso, sia sostenendomi anche economicamente. Quindi c'è sempre questo senso di gratitudine che un giorno mi piacerebbe ricambiare tutti questi sacrifici che nel corso di questi anni loro hanno fatto per me e per far sì che questa mia passione diventi un lavoro, insomma. Sono uscito dalla pancia di mia madre e ho iniziato subito a ballare, quindi non so quale potrebbe essere l'altra alternativa alla danza, perché ho sempre danzato, cioè. Difficile trovare astio tra due uomini che tra due donne, secondo me. Tra uomini trovi meglio un equilibrio. Le donne tendono più a voler primeggiare. Il rapporto dei danzatori tra di loro, anche quello è tutto un mondo, dipende dai soggetti. Ci sono danzatori che si amano alla follia, amano nel senso ideale, chiaramente. E quindi, oltre ad avere un loro rapporto in sala, insomma, professionale, poi magari hanno anche una vita sociale in cui magari la sera vanno a mangiare qualcosa insieme, o si vedono, eccetera, eccetera. Nascono delle amicizie. Altre volte invece no. Ma naturalmente il lavoro non richiede questo. Uno può venire in sala, fare un ottimo lavoro e poi uscire e avere una sua vita assolutamente staccata. E vanno bene tutte e due le cose. Il problema nasce quando si porta il personale in sala. Io lo dico sempre: non bisogna portare i propri problemi o le proprie frustrazioni. Purtroppo tutti ne abbiamo di frustrazioni. Non bisogna portarle in sala perché lì nascono dei problemi. Perché appunto le nostre debolezze possono essere sentite come.